benvenuti in questo nuovo appuntamento su Super Mario RPG. La scorsa volta abbiamo sconfitto il boss Punkinello che si trovava nelle miniere di Talconia. Oggi invece andremo a Passo Booster e poi c'è anche una specie di fortezza in alto che sarà quasi sicuramente il prossimo posto da visitare dopo questo passo di booster. Sì, in effetti è illuminato, quindi deve per forza essere quello. Ora, passo di booster, vediamo un po'. Interessante. Ah, ci sono i Lakitu, ovviamente, che ci seccano con i loro spini, ovviamente. Non potevano mancare. Qua si può andare? No, ovviamente la strada non è segnata, diciamo. Non è battuta. E qui? Nulla? Ok. Di qua. Ah, ma perché sono intrappolati? Oh, cielo, saltano fuori, eh? Affrontiamoli un po'. Abbiamo Caro Tonza e Koopa Pungo. Ma perché Caro Tonza? Ah, ma è debolino. O sono forte io? Le cose sono due. Ai. Andiamo un po' con i piatti. Ti spiacci con le tempie. Ok. Spariamo ancora una volta. Oh, è resistente. Ah no, ho dato pure lui. Certo, tutti e tre i personaggi ci sono voluti, però... Mellow purtroppo... Ok, Mario sale di livello. Mellow purtroppo a volte fa attacchi forti e a volte attacchi deboli. Dipende dal nemico, certo, però vorrei capire come funzionano quei piatti. Livello 9. Non è male, penso. Vedendo il livello al quale sono altre persone nello stesso mio punto di gioco, dico, ok, forse sono forte. Allora, questa volta aumento il fisico, che è abbastanza forte. Però, insomma, meglio fare... meglio massimizzare i punti di forza. Curatore della lista dei mostri. Ogni annotazione costa 3 monete rana. Beh, ok. Oi. Ma cosa ho premuto? Ho chiuso il passaggio dei mostri? Cioè li ho uccisi così? Ma non era un problema sinceramente affrontarli, anche perché non uscivano al 100%. E qui dove andiamo? Sembrava una specie di entrata. Ah no, siamo usciti. Era tutto qui? Va bene, andiamo a Torre di Booster allora. C'è Bowser! Booster è proprio un bel posticino. Quanto mi manca il mio castello. Ah, i bei vecchi tempi. Peach che urla sempre dal panico, Mario che arriva per salvarla. Ah, ma sta piangendo! Cos'è quel coso là dentro? C'era qualcuno alla porta! Oh no, è Mario! Ok, ok, calma. Non deve vedermi così. Ehi, ciao, come va? No, non così, sono ridicolo. C'è ancora quello che spunta alla porta, ma chi è? Sono così ridicolo e tu hai sbagliato, deve essere più sicuro di me. Ehi, tu, che ci fai qui? Se Peach fosse al mio castello in attesa di essere salvata, adesso starebbe piangendo come una fontana. Bella sta torre però, E infatti piange, preda al panico. Peach... tira fuori gli attributi, In fondo in Super Princess Peach, che qui ancora non era uscito, l'abbiamo vista piuttosto sicura di sé. E poi sta per uscire un altro nuovo gioco di Peach. Era anche ora. Ho sentito delle voci. Non può essere! Mario! Ovviamente. Però è un peccato che in questo gioco non ci sia voice acting. Al tempo Nintendo già stava sperimentando. Aveva già ingaggiato Charles Martinet per fare alcune voci sul Flipper, se non erro. E la voce di Peach anche c'era nei cartoni animati, quindi... era Super Nintendo, il modo c'era. Mario, sono quassù! Vabbè, sì, voce in falsetto, evitiamo anche, magari, che è ridicola. Quella voce è Peach! Pensavo si fosse salvata, ma invece è bloccata qui. Beh, mi sa che ora me ne torno al mio castello. Ma così? Fuori dai piedi, piccoletto! Ma perché? Che torni a fare al castello? Welcome! Ok. Dunque, è chiusa a chiave. Che succede? La porta non si apre? Ritiro quello che ho detto sul voice acting. Il voice acting c'è come, anche se sono solo versi. Già, sono un genio, eh? Aspetta. Adesso possiamo entrare, A quanto pare, Bowser.
Un sacco di muscoli eppure un gran cervello. Immagino già cosa state pensando. Un tipo grande e grosso come lui ci farebbe proprio comodo, giusto? So già che me ne pentirò, ma... mi permetterò di far parte dei miei scagnozzi. Mi potete ringraziare più tardi. Va bene. Mario e gli altri si sono uniti agli scagnozzi di Bowser, o stanno facendo finta. Ancora quel tipo con tutti i denti, cos'è? Vuoi che ti spieghi? Sì, spiegami come cambiare gli alleati, ti prego. Complimenti, ora siete in 4, però si può combattere soltanto in 3. Per prima cosa seleziona gruppo. Vedi, questi tre personaggi sono i membri attivi che partecipano al combattimento. Qui invece si trova chi fa da riserva mentre gli altri combattono. Cambiare un membro del gruppo è facile. Prima scegli chi vuoi far uscire e poi seleziona la riserva con cui sostituirlo. Va bene. Ogni membro riceve un bonus, ma funziona solo se è attivo. Prova a cambiare gli alleati. Certo che cambiamo gli alleati. Mellow con Bowser. Bowser fa difesa a più. Ok. Possiamo entrare allora. Con Bowser in squadra. Vediamo che succede. Ehi, salve. Lei è il receptionist? O la il receptioner? Vabbè, comunque. Concierge, ecco. Un momento, Booster è impegnato e non può giocare. Torna un'altra volta oppure prova a entrare con la forza. Sul serio? Sniffster. Dai, ma la... Dopo dice uno si arrabbia, per forza! Io mi difendo, ma non funziona. Poi è resistente sto tipo, eh. Vabbè, facciamo finta che non ho detto nulla, ok? Anzi, fate come se avessi parlato. O no, no, fate come vi pare, insomma. Perché vorrei lamentarmi, ma dopo Andrea Link si lamenta sempre. Eh no, mi lamento per le cose giuste. Beh, cioè... Ah no, è la luce che riflette. Cioè, c'è l'RTX qui, attenzione. Il ray tracing. Ma quanto è buffo quel tipo? Booster? Ah, tutti quanti i booster? Ah, quindi quello era booster allora. Orbi. E Sniffit. Questo quello è uno che fa di meno, no? Annusa di meno, annusa. 13 è dato KO, ma cosa era? Una finto, era? Quindi, in base al nome hanno anche più resistenza. Certo, questo era chiaro. Abbiamo anche booster terzo, booster secondo e booster primo. Quindi immagino che il booster che stiamo inseguendo sia booster... Ah, questi stavano parlando per fatti loro. Booster sesto. Jolly? Ah, posso anche cambiare... Ah, posso cambiare durante il combattimento. Che figata. Non me l'ha detto prima Todd. Strano. Chi è che sarà di livello? Mellow. Ah, prendi punti esperienza comunque. Sì, è vero, l'avevo poi visto anche. Quindi di che mi sorprendo? Voglio difesa 26, Mellow. Che è successo con la tua difesa super bassa? Ma se vado prima qui sotto, che ci sta? Immagino di dover cadere da sopra, giusto? Eccomi, sì, ti ho visto, tranquillo. Da qui tipo no. Oddio, altri... Questi che sono? Ah, sempre Sniffit, certo. Qui arrivano ad orde, quindi continuo ad andare avanti. Oh, come mai tanta fretta? Beh, sai com'è, no? Starei registrando un video, vorrei renderlo il più interessante e corto possibile. Io sono Booster e questa è la mia famosa torre dei divertimenti. Normalmente accolgo i visitatori per farli giocare insieme a me e ai miei Sniffster. Che bello. Quanti denti ha. Tuttavia di recente una fanciulla è venuta giù dal cielo e mi è caduta direttamente in braccio. E da allora sono impegnato a farla felice e a tenerla di buon umore, perciò non ho più un minuto per me. Non ho più tempo di giocare, quindi divertiti pure a tuo rischio e pericolo, ben inteso. Vado di qua. Non si può? È chiusa? Come? Ah, ok. Ma Sniffter è andato di là, l'ho visto. Wow! Ti pregherei di non disturbare Booster. Fammi indovinare, ogni volta che vado di qua... Ah no, non succede nulla. Ok, allora, continuiamo. Pensavo che tipo sai, ogni volta che vai di là... Ah, ok. Aumenta di uno, aumentiamo. Si va... Oh, le bombe viola, con i piedi viola. Robomba. Magari provo anche... Oddio, ma si può vedere dietro le tende. Ma stava... Ma scusami! Ma che fa Booster? È pazzo!
Ah, l'ho presa malissimo, no. E Bowser sale di livello. Wow, è fortissimo lui. Quindi andiamo con la magia per lui, dai. Ecco qua, ce l'ho fatta. Oh, alleluia. Martellazzo in testa proprio. Mi aumenta di molto l'attacco, riduce i nemici in poltiglia, vai. Buono. Acci picchia. Comunque, possiamo proseguire ora. Io premo a caso. Cos'è stato quel rumore di fuori? Va a controllare a passo di Booster. Vabbè, dopo ci vado a controllare, dai. Ma non è che voglio fermarmi proprio. Aspetta, no, devo continuare così. Cosa? Finito? Cioè, solo questo era? No, no, aspetta, 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 fammi rifare. No! Ma solo per un... Non ho avuto neanche modo di commentarlo, ero basito. Cioè, ero sciocco basito, insomma. Oi! Che fa? Il trappolo... ha fatto il trappolozzo, sì. Aspetta, vi faccio vedere come supera un pro questi nemici. Ecco, infatti. Allora, abbiamo... Allora, devo affrontarli, devo affrontare i razzi. Ah, i cannoni direttamente affrontiamo! Beh, ok. Ah, qui il tempismo con sto attacco è tremendo. Da parte mia, certo. I cannoni che sparano. Sì, sparano i pallottolo Bill, certo, però non sono pallottolo Bill, sono razzi quelli. Ma mo lo sparo. Ah, eccolo! Wow, che velocità! Beh certo, deve partire a palla di cannone, no? Ovvio. Forte però, sto nemico! Ho mancato, ok. Forte! Ok, devo stare attento però. Ok, bibita tiramisù, perfetto. No, ok. Tu vai via. Non è un nemico. Ok, via, 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 via. Subito. Ah, accidenti. Quanta gentaccia. Beh, perfetto. Si salva. Bene, direi allora di concludere qui questo video. Nel prossimo sfiderò Booster se c'è un nemico da sconfiggere. E tornerò ovviamente al passo di Booster per vedere che cosa è successo di tanto particolare dopo che ho premuto il pulsante. Ad ogni modo, vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate tutti quanti i link necessari per seguirmi dove vi pare. E noi ci vediamo ovviamente alla prossima. Ciao!